abbiamo dovuto chiudere per molti motivi di tempo e di campo, anche perché qui c'è un problema, l'anno prossimo fateci trovare l'aria condizionata perché ne abbiamo bisogno, se il tempo è quello. Comunque diciamo che è stato un appuntamento molto importante, molto particolare. Ora diciamo che la serata sarà condotta dall'amico Jacopo Piozzi, che ora vi presento, e colgo un attimo l'occasione, una parentesi, perché gli altri anni c'era qui Alberto Sveri, che per motivi di salute e altri che abbiamo diversi, molto diversi con lui, ma direi che Jacopo si è dato da fare in maniera assolutamente encomiabile per supportare al meglio questa serata come un novello di Giglio, non so se adesso vivo, ma insomma c'è un problema questo per adesso. Vi do rapidamente, diciamo, due brevi note di Jacopo. Sì, Jacopo, sì, lo potete conoscere. Ha studiato la liceo Dante, ha fatto scienze politiche, è iscritto a alcuni giornalisti, quindi diciamo, ha lavorato con l'Azione, con l'Avvenire e altri giornali. Ha scritto dei libri, specialmente in genere giallo, psicologico, dice. È attualmente il presidente dell'Associazione Amici delle Giubbe Rosse, che gestisce gli eventi culturali dell'omonimo caffè artistico fiorentino. La cosa importante è molto legata a Rotary, in quanto nella sua famiglia ha avuto due materiali importanti, quindi lei dovrebbe essere nonno materno, fondatore del Firenze, dello storico Rotary di Firenze, e il padre fondatore del Firenze Est. Quindi diciamo, questo ti dà la possibilità di essere sicuramente molto vicino a noi. D'altronde il tuo atteggiamento in questi giorni, la tua puntualità in questi giorni, la tua capacità professionale ci ha premiato. Vorrei anche cogliere l'occasione per ringraziare, perché se no questo prego non potrebbe esistere, alcuni degli sponsor che ci hanno aiutato anche economicamente. Prima di tutto qui l'avvocato Giannelli, come vicepresidente della BCC di Pontassieve, che è stata assolutamente vicina a noi e lo ringraziamo personalmente. La ditta Mario Dorin, ancora Mario non lo vedo come dovrebbe arrivare, e Tiziana Frescovaldi, la famiglia Frescovaldi, che è vicina al nostro club, avendo fra i nostri soci operari Lamberto Frescovaldi, l'amministratore delegato di Frescovaldi, e la Tiziana Frescovaldi dovrebbe essere qui, se poi arriverà più tardi, la ringrazierò personalmente. Quindi questa è un po' la situazione, diciamo, che vogliamo, con cui iniziamo questa serata, che spero che sia non pesante ma affascinante per tutti. Ora io vorrei chiamare qui il padrone di casa, Marco Pizza, a fare un saluto. Allora, tanto a tutti voi un benvenuto. E come ogni anno siamo felici di avervi con noi e vorrei ecco, fare qualcosa di nuovo per voi quest'anno. Visto la tematica e visto anche il tema di uno dei concorrenti, ho voluto portare un qualcosa di prezioso. Voi sapete che i monasteri tengono ancora oggi un diario, se non è proprio quotidiano, ma dove vengono segnalate le cose più importanti. Quindi ho messo sul leggio il volume decimo del nostro archivio personale, quindi di casa, che va dal 1800 fino al 1899, quindi è un secolo, ed è il secolo importantissimo per la storia italiana, ma anche per la storia vallombrosana stretta, perché voi ricordate nel 1800 ci sono state due soppressioni, quella del governo francese nei primi anni dell'Ottocento e poi quella del Regno d'Italia del 1866, l'applicazione qui in Toscana e a Vallombrosa. Quindi in quel diario si ricordano questi momenti, ma in quel momento la comunità che comunque ha potuto vivere all'interno del monastero, in alcuni locali a loro riservati, ha registrato l'evento di
della morte del ministro degli Stati Uniti, Marsh, e avvenuto nell'albergo qui di fronte, che si chiamava Croce di Savoia, il 22 luglio del 1882, e nella serata del sempre del 24 luglio viene portato con grande onore in esposizione in quello che per l'istituto, il Regio Istituto dell'Accademia Forestale, diciamo così, chiamiamolo, se non è questo, perdone che il colonnello, questa era la sala capitolare, ma lui era chiamata la sala di scherma, quindi approntata la cappella mortuaria per il ministro, venne portato in questa sala. Quindi siamo davanti, diciamo, in un cimelio storico che riporta all'evento di qualcuno che ha dato un impulso anche alla tematica della Rotary, che aveva deciso quest'anno come discorso di un risveglio dell'ambiente, un'attenzione al richiamo all'ambiente. Quindi mi è sembrato giusto anche opportuno poter condividere con voi questo volume così importante per la storia non soltanto nostra, ma a questo punto anche di tutta quanta la Toscana e dell'Italia. Quindi vi auguro una buona serata e un proficuo avanzamento appunto nello scoprire che cosa è veramente prendersi cura dell'ambiente e della natura dove noi ci muoviamo, esistiamo e grazie alla quale viviamo. Allora, permettetemi di dare lettura di una lettera che mi è pervenuta dal console americano, Mrs. Racini Gutta, che era stata invitata qui, consolato americano con cui il nostro club ha dei rapporti importanti, e mi ha fatto molto piacere che, pur non essendo possibile, a Mrs. Racini Gutta di essere con noi, ha voluto in qualche maniera mandare una lettera a me e con preghiera di leggere da tutti voi. Soci del Rotary Club di Firenze Valdisiena, membri del Comitato Premio Letterario, illustri ospiti, signore e signori, mi dispiace di non poter essere qui con voi in questa importante occasione, perché in questa cerimonia il Premio Letterario Valdolosa rappresenta un importante collegamento dei legami storici tra gli Stati Uniti e l'Italia. L'Italia e gli Stati Uniti intrattengono un'amicizia storica che risale a centinaia di anni fa. Nel 2019 il Consolato ha celebrato i 200 anni della nostra presenza diplomatica a Firenze. La nostra partnership moderna è arricchita dalla collaborazione in forum internazionali e il lavoro condiviso per obiettivi come la lotta contro le minacce globali, quale la pandemia da Covid-19, la lotta per promuovere le democrazie e i diritti umani e la lotta al cambiamento climatico, per cui si rientra nel tema del nostro concorso. Trovo che il tema del premio Valdolosa sia particolarmente importante. Sostenibilità e resilienza verso il nuovo umanesimo ambientale. Ed è particolarmente appropriato che l'evento si tenga a Valdolosa, una cornice naturale così bella e preziosa. Personalmente amo Valdolosa e sento un legame speciale con questo luogo, così come lo sentiva l'ambasciatore Giorgio Bergesmarsch, a cui si torna evidentemente al discorso di Pizza. Il più longevo ambasciatore statunitense della storia, 1861-1889. Marsh amava la natura ed era un ambientalista di successo, a cui si deve la stesura di uno dei primi libri influenti sulla conservazione, Man and Nature, nel 1860. Mentre prestava servizio come ambasciatore, trascorse molto tempo in Italia, viaggiando, facendo ricerche e insegnando conservazione e silvicoltura. Morì nella sua amata Valdolosa durante uno di questi viaggi. Grazie per aver contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'ambiente. Le sfide ambientali del nostro tempo richiedono un'azione storica per il futuro del nostro pianeta e della nostra salute.
salute dei nostri figli e dei nostri. Dobbiamo essere tutti uniti nello sforzo personale e nostro, crescendo nel frattempo per connessi di una gli altri e a noi che condividiamo. Desidero estendere le mie più sentite congratulazioni al vincitore del premio e a tutti coloro che hanno reso possibile l'evento di oggi. Cordiale saluto, saluti Regina Guida, Console Generale USA. Vado in ordine, non ricordo l'ordine, ma comunque il nome di tutti,
Paolo Pugliesi, premio Spega, Daniele Zoghi e l'anno scorso, quindi nomi di grande prestigio che sono rimasti tra l'altro amici di me. Quindi è già una soddisfazione per noi essere riusciti a coinvolgere queste persone e quest'anno poi l'altro presenterà i finalisti, quindi non voglio rubare il risultato, ma anche questo è stato di grande prestigio. Due concetti base di questo premio. Noi abbiamo voluto creare un evento culturale e un evento che favorisse la discussione culturale all'interno del territorio. E quindi anzitutto abbiamo coinvolto i fondamentali attori di cultura e culturali. Quindi dove noi abbiamo stabilito un tema stato nella resilienza e l'umanesimo ambientale, contattiamo le librerie indipendenti di Firenze per avere il loro suggerimento di titoli di recente pubblicazione che possono essere attinenti al premio. Quindi le librerie sono un elemento fondamentale e fondante del nostro premio. Leggiamo i libri, noi soci dei gruppi e la carta di lettura abbiamo nel tempo anche cercato di coinvolgere tutto il territorio, leggendo. E selezioniamo tre titoli. Questi tre titoli poi vengono sottoposti alla giuria, e questa diamo poi via quest'anno non è composta, ed è la giuria il nostro partner che ci consente di avere la competenza tecnica, il rigore scientifico per esprimere un giudizio su queste opere. Quindi per noi siamo la sorta che siamo dei volontari, quindi non senz'altro degli esperti in materia. Elemento poi fondamentale del premio negli ultimi anni è stato il rapporto con le scuole. E qui vedo le professoresse e gli studenti della scuola Balducci. Ormai sono diversi anni che facciamo con la scuola, abbiamo stabilito una collaborazione che consiste nell'incontro degli scrittori il giorno della pubblicazione con le scuole. Stamattina c'è stato, nel sala consigliare, non riuscivo a concentrare prima, questo incontro che vi assicuro che è stato un incontro di assoluto valore e che sono passati alle entrate, agli scrittori più presenti, ai ragazzi, dei concetti assolutamente fondamentali, con una grande partecipazione. Quindi un grande grazie a tutti voi che hanno fatto durante l'anno un grande lavoro. Perché negli ultimi anni si è aggiunto anche un premio che attiviamo, come ha detto Vincenzo, agli elaborati gli studenti sullo stesso argomento dei libri che analizziamo. Ultimo elemento che volevo ricordare, stamattina parlando con il finalista Marco Balzano, diceva che lo ha apprezzato, parlando anche nel passato, ma con questi ho discorso lo stesso apprezzamento. Non diamo premi in denaro agli scrittori, noi permettiamo agli scrittori di dare un premio che noi mettiamo a disposizione a una onus di loro scelta. Quindi il nostro intento è quello di non far finire qui del premio, ma dargli un seguito sociale, un seguito di utilità anche successivo al termine del premio. Direi che questi sono gli elementi fondamentali. Io ringrazio veramente gli scrittori per aver partecipato oggi e per essere qui presenti, ringrazio tutti voi e vi auguro una bella serata. Allora, a questo punto, salutiamo il presidente di Firenze, Pierluigi.
Alla fine
del 2013 abbiamo bisogno di raccogliere quelle piante, con noi con il 10 aprile abbiamo selezionato un scambio, eppure l'italiano è l'inglese. Nel 2016 la rivista online dati di Israele e di Italia. Sono io il prete e la fiera delle persone. Questi sono i tre finalisti che abbiamo fatto. È stato detto tutto, quindi il tempo di passare al presidente, di un tipo di tempo, di un non ti non dimenticare che se ne va in giro con una tua foto, una foto senza volto che l'hanno prima, i capelli raccolti come tu li portavi tu, e insieme alla spalla di conciosi passa ricercando nei paesi di attori a mostrarla a tutti. Non ti dirò che nei mesi in cui ciascuno di noi improvviso scappava senza avvisare gli altri, e trovando la casa vuota pensava che prima o poi l'ostri ci avrebbe il mio paesi per sempre, insensato tentativo di incontrare dove non voglio più stare. La mattina del vino come consegnare una lettera, sulla busta c'è solo un nome, nessun campo d'oro, nessun testo. La scrittura la conosco, è la mia. Qualcuno l'ha lasciata sulla porta di confuci, dici, senza guardare. Chi? Mi chiedo, stampando di lei, non lo so. Cerco di confermare il calore elevato. Non so perché mi viene in mente, ma quando apriva il coltello caldo degli elettri per controllare se era un'amica o di un uomo. Era l'anno di scrivere, mentre sono sola nella mia camera. Sono stata io a voler fare i miei convinzini. Sapevamo che non ci avresti dato il permesso, e per questo siamo fuggiti. Mi incitavo con gli altri a diventare migliore. Non soffrite per me, perché sto bene, perché un giorno ritornerò a fondo. Se la guerra deve dare lungo, tu non preoccuparti, qui sono sicuro. Quando bussero alla vostra porta, spero che tu, papà, amica, mi avvieni ancora. I zii non mi fanno mancare niente. Perdonatemi, se potete, e perdonate anche me, Maria. Da quel giorno che lo ricordo, amica mi strappa alla porta e ci chiede di non parlare più di lui, di non nominarmi nemmeno. E egli che smette di compiere la figlia, non cerca di estatriarmi, nemmeno di ritrovarmi. Rimane alla finestra a fumare, senza scendere nemmeno ad andare a mangiare le mani. La apre il mattino e la richiude la sera. Per queste due azioni non succede niente. Io resto a lei, dove si è accostata, la porta chiusa che ha. Mi sento senza più da parlare. Rilevo il tempo che le lettere ha finito in Cosenza Rossa. Il percorso senza pace per la luna. Mi chiedo come posso non aver sentito la tua voce, i passi devastanti. Mi rubo. Che fanno le cose caricate sul carro, i cavalli che sbuffano nell'attesa di partire o il rombo di un'automobile che si accende. Come sia possibile che anche uomo non vi abbia sentito nessuno? È risveglia o vi hanno caricato nessuno? Volevi partire o vi hanno costruito? È scritta tutta la mia vita, o vi hanno detto.
cacciatore delle frequenze. Quando ho capito, ho trovato la stessa sensazione di un partito, grande storia, il 7 giugno 1787, poco prima di mezzanotte giunse a tutti i libri del suo capolavoro, Trinità Parra, e molti anni dopo aver cominciato. Aveva davvero terminato, mancato lo suicidio di lui, i suoi e gli sbagliati, sulla sua scrivania faceva mostra di sé e fino alla caduta dell'impero romano. Da allora la prima studiata, amata, citata, aveva visto. Tutta quella fatica per quel momento, ora non c'era più niente da aggiungere, e adesso? Gibbon depose la pena e accennò qualche passo, contemplato di Acacia, con vista sul mondo. Si guardò intorno, l'aria da dolce, il cielo stellato, tutta la città, quasi in segno di distinto. Giusto in quel momento avvertì che mio orgoglio lo abbandonava, piuttosto c'era una via di malinconia. Quanto affaticava anche Giorgio per questo libro, ore e ore a tavolino senza alzarsi d'arma, per distrazione, solo il balzare da un testo all'altro, meglio se da una lingua all'altra per cambiare. E si sa che una volta Charles Scribner, l'editore, lo ha rinnoverato. Non vuole essere così bello. Ancora questa storia della violenza, mica si capisce. Ha lavorato solo, invece, perché è così che fa quando scrive. E questa volta è diverso, non è una delle sue progetti che sono rimasti tali, come quella storia del commercio del Mediterraneo di cui alla fine non ne ha fatto niente, oppure quello studio comparativo della religione e della politica in Europa e in America, che per qualche tempo gli ha sembrato un cenno di idea. Questo libro è quello che tra tutti ha sentito più su, più dalle prime idee, e che lo abbia scritto in Italia, è solo una circostanza marginale. Apparenza con cui siamo soliti di investire l'essenza di lui. A guardare indietro, per quanto possibile, un'altra vita, la sua fabbrica e le sue vite. Prima di registrare importanti cambiamenti nel corso dei suoi viaggi, perché questo è il tema, i cambiamenti della natura, o meglio, i cambiamenti che l'uomo produce sulla natura. Più che un tema, è un tema rivoluzionario. Non la natura che fa l'uomo, come si è sempre detto, ma l'uomo che fa l'uomo. Fino a distruggerlo, distruggendo anche se stesso. Scontato da tre ore, però ripeto, mentre Giorgio ha immerso nelle sue carte, la parola ecologia nemmeno esiste. Era coniata da solo anni in ritardo. Allo scienziato tedesco Ernst Haeckel, parola bellissima, tra l'altro parola che con la sua etimologia significa ancora di più, dietro c'è il concetto di casa, e sola con una specie, la natura che sia davvero casa. Scontato ora, anche per questo Giorgio lavora solo, perché ha fretta, non vuole che qualcuno lo luci sul tempo, magari con qualche titolo più di lui, che non è accademico, un esperto conosciuto. Sì, questo è il suo. Quando il Times di Londra esce con un articolo che insegue alcune delle sue idee e si nervosisce, in questi tempi a volte se si ha qualcosa da dire bisogna tutta la sera, altrimenti un certo si sarà anticipato. Questo è il suo e non se lo farà uscire. Fare la fotografia del senso, incorrere in un enorme errore di campo,
il calore che stendeva la pelle, i cervelli, gli abbracci, e scoprì che di pizzare di pollo bruciato, dalle nostre tende, piantate a circa 500 metri, nascoste da un rialzamento del terreno, quasi non si vedevano. Potevamo percepire però come fiamme nell'aria portavano un'elettricità nuova. Sebbene quel fuoco fosse stato causato da un errore umano bene buono, la sua durata nel corso dei decenni ci ricordava la potenza della natura, l'infinito scopo di quanto accade sotto i nostri piedi. Del Bezze è una voragine artificiale, meravigliosa e terrificante, ed è nata per uno sbaglio umano. Le rifugi dinamiche e tempistiche non esistono per essere artificiali. Il resoconto più conosciuto racconta che all'inizio degli anni 70 Dulce decide di perforare il territorio di questa zona, alla ricerca del petrolio. Ma è solo prova di una grotta piena di gas naturale che comincia a salire in superficie. Non ci sono limiti nel gruppo dei ricercatori, che però temendo la diffusione del metano innescano l'incendio, nella speranza vana che il fuoco consumasse il più combustibile. Un'altra versione della storia posiziona il collasso della grotta negli anni 60. L'applicamento del fuoco intorno agli anni 80. In entrambe le narrazioni si dice che l'impatto della fuoriuscita sia stato eliminato a livello locale. L'area che circonda del Bezze è quasi completamente desertica e pertanto disabitata. Ci ho detto che dobbiamo bucare la terra proprio noi, non proprio per l'impatto. Chi è lo scienziato? Io non potevo fare. Non potevo non contaminarmi i dialoghi tra i grandi geologi che stavano dietro ai carri che hanno portato la esattamente quella parte del deserto del Nicaragua. Cosa si sono detti quando sono cominciato a parlare? Come si sono guardati? Soprattutto però, chissà che tra loro ha avuto l'idea primaria. Diamo il fuoco, alla fine il ragazzo è andato a bruciare, lo diceva sempre mia nonna. Intorno a loro, solo qualche caccia del masato, qualche saluto, ma lo spiegazzato da loro. Conoscete la professoressa Terry,
il professor Cipolletti, Alberto Severi, scrittore giornalista vero, il professor Ricciardelli, direttore della Case University di Florence, il dottor Giovanni Morandi del Luciani, già direttore del quotidiano nazionale di Testa del Cardino, Donamello Belliano, e Antonio Lovascio, che è qui alla mia destra, vice direttore della Nazione e attuale responsabile dell'ufficio comunicazione sociale della città di Firenze. Come vedete, sono persone di qualità che hanno garantito evidentemente il livello di scelta tecnica importante, una decisione che evidentemente non potevamo affrontare fino all'ultima conseguenza. Quindi direi che questo è quanto mi prendeva in qualche maniera a evidenziare. Un'ultima cosa, come si diceva prima, ciascuno dei tre scrittori finalisti ha indicato che dedicherà il premio a un onus, comunque diciamo a una realtà sociale. Marco Balzano ha indicato il premio Davide Intrago, dedicare il premio alla società Davide Intrago di Bollate, che si occupa di un portatore di handicap e anche gravi, facendo ponte da sostegno per l'organizzazione di attività extrascolastiche, educative, ricreative e culturali. Vanessa Malenco ha indicato la Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro Onlus. Paolo Ciampi ha indicato la Tribon, che contribuisce la donazione in progetti di riforestazione ambientalmente e socialmente sostenibili, quindi diciamo in perfetta sintesi di quanto diciamo, stiamo stasera trattando. Questo sarà, diciamo, i vincitori comprenderanno, insomma, comprenderanno evidentemente qualcosa di socialmente importante e sostenibile. Grazie.
Ponte. Tedesco.
Cessione a Sonato dell'Orchestra Latina del Post-Verde, la tiene Stop Sovere, il maggio musicale fiorentino, volte all'orchestra di gruppi cameristici. È fondatore dell'Associazione di Musica Riciclata. Poi abbiamo Ladislao Becker-Horvitz, nato in Romania, si è laureato con il massimo dei voti presso l'Accademia Musicale di Bucarest. Ha vinto il primo premio di migliori compositori del quartetto d'archi, premio della critica per la diffusione della musica contemporanea, premio della Accademia Musicale di Cluny, ha fondato il gruppo strumentale Consonanza e l'orchestra da camera Leon Music Cluny, partecipando a prestigiose rassegne musicali. Poi abbiamo Roger Moore, nato a Boston, negli Stati Uniti, ovviamente, si è laureato in musica presso il Curtis Curtis Institute di Philadelphia e della Julian School of New York, con i maestri Terry Pessoia e Leonard Lewis. Nel 1977 ha debuttato con la Carnegie Recital Hall di New York ed ha partecipato a diverse collaborazioni musicali, prima di trasferirsi a Firenze con il primo violoncello dell'orchestra in maggio musicale. Allora, il programma, iniziamo il programma con John Strauss, se vuoi annunciare loro, sì.
sono stati i tre quarti che hanno preannunciato poi i valz che ora sentirete. Thank you.
compositori, Strauss, Mozart, lo mette così. Ora si passa a una sezione che è la sezione che riguarda il rapporto del prete Vallombrosa con le scuole. Quindi io chiamerei qui il, anzi, prima postiamo, il principio è stato lo stesso, non nel senso che sono stati predisposti 150 elaborati, li sono stati mandati alla commissione 10 e 3 sono stati poi sottoposti a giudizio della giuria di qualità. I 3 sottoposti alla giuria di qualità sono l'elaborato di Guido Cestoli, che magari invito qua insieme alla professoressa. Professoressa, potete venire. Martina Genesia, Marco Pesce, perfetto, prego. Questo è importante, questo momento, perché è il riconoscimento di un lavoro fatto, si è visto poi stamattina nell'incontro che abbiamo avuto insieme a voi, e è un livello di qualità che almeno per quanto ci riguarda come commissione Vallombrosa era altissimo, ci ha stupito, nel senso che non abbiamo dato l'insufficienza da poi. Poi dopo evidentemente la seriosa giuria di qualità ha scelto fra voi tre chi sarà il vincitore. Quindi prima poi di dargli la parola proclamo il vincitore. Guido Cestoli. Quindi lascia a Lino l'idea di presentare un po'. Della città di Firenze. Il primo me lo immagino molto simile a quello
È un panorama che presenta una mole di colori che spazia dalle loro chiare, il giallo dei peperi, dei primi dei cioli, a quelli scuri, degli arbusti, dei campi alberi. Questi tingono le aree boschive che assieme ai campi da loro adiacenti rivestano una successione di colori. Quella si vede anche qualche abitazione rurale, come i vecchi casolari contadini, sparsi senza ordine, come se un tempo anch'essi fossero stati dei semi e trasportati dal vento sono cresciuti adattandosi alla natura circostante. Un paesaggio di questo tipo che unisce la natura con la presenza umana si avvicina a un'unione tra natura e abitazioni che caratterizza la casa sulla cascata di Lani. L'architettura organica, che ho studiato qualche mese fa. La casa si distingue per il fatto che la forma, i materiali e i colori che la caratterizzano, non invadono la natura, ma la rispettano adattandosi a questa. Vogliono come se la casa stessa fosse un organismo moderno, del posto nel quale si inserisce. Il secondo paesaggio che immagino è un paesaggio tipico da Carolina. Si compone di una cornice collinare, un quadro d'arte, una vista magnifica su Firenze. La città si innalza con le sue grandi architetture che c'è lo splendore del mondo, che privo di ostacoli, come il fumo, lo smog, consente all'occhio di arrivare alle colline che circondano la città e l'acqua più lontana. Detto ciò, mi trovo d'accordo con un'altra affermazione della traccia. Distruggere un paesaggio è selvaggio. Le motivazioni possono essere molto diverse tra loro e secondo me sono riconducibili a quattro cause principali che vedono l'uomo protagonista assoluto della distruzione paesaggistica. Stupidità e divertimento, irresponsabilità, guadagno e progresso. La prima motivazione è la stupidità di alcuni individui che possono trovare il divertimento o mostrare un piacere perverso nel distruggere la natura. Ne sono un esempio di loro. Per irresponsabilità, invece, mi riferisco a un sacco di errori che noi umani commettiamo e che poi non ci impegniamo a risolvere. Mi riferisco alle piccole azioni irresponsabili, di nonchalanza nei confronti dell'ambiente, che possiamo commettere tutti nella nostra quotidianità, come gettare i rifiuti per terra, fino ad azioni di rilievo maggiore per l'influenza paesaggistica che hanno dei responsabili più precisi, come la creazione di cantieri che vengono terminati, l'abbandono delle strutture, delle ciminiere e sciupano il paesaggio. La terza motivazione è il guadagno. Dire che tutto vuole con i soldi e ripete una frase fatta fuori di questo secolo. Di fatto, a mio avviso, è una frase conducibile anche alla distinzione paesaggistica ambientale. Alcuni eventi simbolo sono la conversione del fognario naturale in zone di estrazione come a bomba, gas, petrolio, oppure la deforestazione a favore di nuove culture che sono più convenienti economicamente. Infine, ho individuato una quarta motivazione per la distinzione paesaggistica. A mio parere è la motivazione più sensata e logica, e in più relativa al massimo livello di contatto della traccia, il progresso. Uno dei atti del progresso odierno è quello di ideare e costruire spazi per ottenere un'energia pulita. A mio avviso, le costruzioni di questi nuovi ambienti produttivi dovrebbero essere situate in zone in cui il primato paesaggistico sia minimo e dovrebbero essere architetture che cercano di adattarsi il più possibile, conforme a noi, all'ambiente nel quale sono. Tuttavia, le potenzialità di certe aree, come quelle che presentano fonti di vento per gran parte dell'anno, e dove i corsi dell'acqua consentono la costruzione rendono tante zone ideali per ospitare questi luoghi di energia pulita. È triste, ma secondo me in questi casi il paesaggio si può sacrificare. Non è certamente un sacrificio tragico, sicuramente nell'area interessata vi è un rilevante cambiamento, spesso questo consiste nell'introduzione di nuove strutture e di comunicazione, che comportano un travaglio da lavoratori e mezzi di trasporto, forse prima sempre. Tuttavia, se per il progresso tecnologico dell'uomo per salvare l'ambiente dagli scarti delle centrali alimentari alimentate dai idrocarburi e per poter augurare che tutto al nostro pianeta che preveda lo scioglimento dei ghiacci e la distruzione delle barriere coralline tra i tanti effetti di carbonio, è necessario forse indispensabile una invasione di paleoliche e centrali che sfruttino le forze naturali. L'azione umana ha rotto l'equilibrio naturale del nostro pianeta. Ma voglio sperare che la situazione non sia diversa, o se è ancora possibile ideare una resa ambientale che veda una sorta di compromesso tra noi esseri umani e l'ambiente.
rimani dove impegnarci per utilizzare il progresso a non dire che non c'è confronto. I prodotti riciclati al chilometro zero, la pelle dove invece accorre il mostro. Questa sia l'India con la sua salvataggio e può fare. La valutazione del tempo. Lo scritto non scivola nella retorica ed è iniziato da una scuola, una solitudine con la visione del paesaggio toscano e di Alberto. Interessante il racconto di un'esperienza personale che è stata fonte di conoscenza e consapevolezza. Che ha sede a Cusina
è un centro che si occupa di aiutare le famiglie nelle quali ci sono delle persone affette da etica. Ecco, io passo la parola al sindaco Maida, che conosce perfettamente, perché è stato uno dei mediatori, è stato anche uno dei sindaci che ha creato questa struttura, ha aiutato a creare questa struttura, che vi parlerà in maniera più specifica di questa realtà. Venga, sindaco. Grazie. Buonasera a tutti, buonasera ai Rotari che il Presidente, ai suoi componenti ci hanno invitato, e saluto gli altri amministratori, soprattutto il Sindaco e la Vice Sindaca di Reggello che ci ospitano in questa meravigliosa abbazia. E la struttura è alla sede a Rufina, ma è gestita dai comuni di Pompaseme e Prelago da sempre. Lo facciamo con un servizio associato, prima attraverso, c'era, si ricorda, attraverso il SAS e successivamente ora attraverso l'Unione. È una struttura dove ci sono ragazzi con disabilità, è una struttura che ha dato risposte delle persone, soprattutto alle famiglie, che avevano grandissime difficoltà. Noi con l'amministrazione tutte su questo in questi anni, non solo a Rufino ma anche a Reggello, ma anche in altri comuni, attraverso la gestione associata dei servizi sociali ci stiamo investendo parecchie risorse. Tutto questo nei prossimi mesi passerà all'SDS, che è la Società della Salute, dove ci sono tutti i comuni del Nord-Est. Spero che questo possa continuare a dare delle risposte, soprattutto alle famiglie che hanno ragazzi, bambini con disabilità. Il Rotary si conferma ancora una volta sensibile a queste tematiche e vi ringrazio, per questa sensibilità. Non è la prima volta, io ringrazio il Rotary per quello che sta facendo in tutti questi anni in questo territorio meraviglioso, come si rivela il ragazzo che ha vinto poco fa il premio. E il Rotary è vicino all'amministrazione e lo ha fatto, mi piace ricordarlo qui stasera, soprattutto in tempi di pandemia, quando insieme all'amministrazione ha deciso di aiutare soprattutto quelli che avevano più bisogno. Perciò grazie, grazie davvero per quello che state facendo. Thank you.
per il sindaco di Reggello, faccio un saluto, questa cosa che ci farebbe un piacere. Con molto piacere, con molto piacere. Quindi, rinnovare dopo due anni il premio letterario della famosa qui nell'abbazia, in questo pregiato, prezioso, caro a tutti, ma soprattutto anche a voi. Quindi ringrazio il Presidente Iello per quello che ha detto, ringrazio il Presidente del Comitato del Premio Letterario, che mi fa piacere, lo dico veramente. Veramente che ancora per voi è importante la manifestazione che parla. Io credo questo, guardate, buonasera, saluto i finalisti del premio, anch'io sto aspettando con determinazione l'esito di questa gara, però il premio mi farà passare un messaggio a tutti voi. Io credo che le cose non accadano mai a caso. Io credo che non è un caso che qui nasce l'istituto, il Corpo Forestale Nazionale, grazie al forte legame, al lavoro e alla presenza dei monaci da quando sono arrivati e dalla loro esperienza, dalla cura della foresta, dalla cura degli alberi. Credo che questo luogo assume un valore che va oltre la bellezza naturalistica e storica. L'ho detto in altre occasioni e mi piace ripeterlo ancora. In questo luogo a Pallavolosa si incontra e si bacia cielo e la terra. Cosa voglio dire? Che la dimensione spirituale che l'abbazia e la presenza dei monaci manifestano e incarnano si incontra con la presenza terrena, dell'uomo, perché questo è un luogo della ricerca, è un luogo della cultura, è un luogo dove l'uomo cerca di capire come entrare in sintonia, in sinergia con l'ambiente, con la foresta, con la natura. Lo diceva prima padre Mizza, quel libro là, quel diario, possiamo dire, chiamano ricordanze. Ricordanze, cioè la data del 1282, dove il primo ambasciatore inviato da Abramo Lincoln in Italia si ferma, si innamora di questo luogo, muore qui. Non è un caso. Segno che questo ambiente, quest'area esprime qualcosa di più di quello che vediamo. E allora a me piace che con un coglio come le voglia al sindaco Maio della Ruffia, come vogliono gli altri comuni, ma io penso di dire, spero di poter comunicare a tutti voi, che oggi siete qui, ai fiorentini, che a Pallavolosa nasce l'ambientalismo, perché con la presenza dell'ambasciatore delle foreste, l'ambasciatore Anthony Berti Maxi, qui a Pallavolosa nasce un'attenzione forte per quello che è tutto il mondo culturale, l'attenzione legata all'ambiente e alla natura. E allora io concludo questo saluto dicendo un'altra cosa, affidando anche a Rotary un messaggio. Il comune di Reggello, come gli altri comuni, è veramente grande sempre e il tempo di Rotary vicino. Noi siamo, convitiamo in un'altra però siamo legati con lui e quindi insieme anche all'assessore Bartolini, a delle Bartolini alla cultura, ci prende di iniziare questo aspetto, questo forte rapporto che abbiamo con Rotary attraverso importanti iniziative fatte sul nostro territorio. E allora concludo con questo, l'azione nostra è quella di coinvolgere i soggetti già esistenti e che stanno per nascere affinché possiamo creare un messaggio forte. Mi spiace che non ci sia il Presidente Gianni, ma lo ripeterò anche al Presidente Gianni, ormai gli orari del Presidente sappiamo sono spesso. Però vorrei dire questo, vorrei far passare questo messaggio, che Pallavolosa è la montagna di Firenze. Quindi noi dobbiamo creare un rapporto forte tra Pallavolosa, l'area metropolitana e la città di Firenze.
quindi attraverso un percorso culturale, attraverso un percorso turistico, attraverso un legame che lega questo territorio a Firenze. Quindi grazie ai Rotary, che uno di questi pezzi di un puzzle che poi alla fine ci aiuterà a mandare questo messaggio. Grazie alla vostra presenza, grazie a tutti voi.
Grazie Vincenzo e grazie a tutti voi. Innanzitutto devo dire che arrivando stasera a Vallombrosa ho rivisto la Vallombrosa dei Pegna. Tanta gente, parcheggio pieno, davvero una bella festa. È evidente che questo richiama probabilmente anche il fatto che siamo in una condizione tale caldo e siccità in tutta Italia, che il desiderio di trovare quella dimensione di mezza montagna, anzi di montagna vera, che gradevolmente è a due passi dai luoghi principali della Toscana, da Firenze, da Arezzo, indubbiamente porta a vedere questa atmosfera, che è un'atmosfera che ha caratterizzato per tanti anni una Vallombrosa che rappresentava tale elemento di ricerca della villeggiatura culturale, perché poi in realtà è una villeggiatura che riportava le grandi faggete, i grandi alberi, il grande bosco, ma contemporaneamente riportava nel tempio di una cultura spirituale e religiosa che l'abbazia esprime, e con tutto quello che significa l'abbazia. E arrivava qua gente da tutta Italia, perché poi laddove il treno era il mezzo con cui ci si spostava, ci si muoveva, fermava a Sant'Etero, e a Sant'Etero dalla ferrovia il trenino a cremagliera che arrivava su a Vallombrosa costituiva l'espressione di una località estremamente ricercata e particolarmente di qualità nel panorama dell'Italia, che dall'inizio del Novecento cercava nella montagna quei momenti di villeggiatura nel momento in cui si entrava un po' anche nella nostra qualità della vita a cercare tutto questo. E chiaramente se noi andiamo a vedere l'insediamento umano che è a Vallombrosa, al Saltino, tutto ci riporta a quei momenti. Il fatto che in realtà col modificarsi delle stagioni dei tempi questo fosse chiaramente diminuito, a me, oggi Presidente della Regione, che ieri semplice cittadino che aveva a cuore la Toscana, in qualche modo è sempre stata una costante. E quindi quando gli amici del Rotary hanno con tanta passione, con tanto impegno, oggi presiede il Comitato Vincenzo Sorelli, ma sono qui coloro con cui ho condiviso di questo premio letterario il fatto di trovarci in Piazza Libertà allo studio per decidere quello che era la rosa e poi tutto un processo, diciamo, di selezione, ma che soprattutto era animato dal grande amore verso Vallombrosa. Ecco, questo è il premio letterario che con più costanza, forza e anche diffusione ha contribuito, lo dico al mio amico Piero Giunti, che come sindaco di Reggello a Vallombrosa ci ha sempre tenuto tantissimo. Io posso dire i miei anni che lui, Adele, che è accanto come assessore alla cultura, hanno sempre, anche nelle occasioni nostre di mostre, di iniziative culturali, mai bloccato il riferimento alla necessità di rilanciare Vallombrosa. Ecco, io se dovessi, mi avete dato una targa, Vincenzo, vi ringrazio, ma se dovessi la figura istituzionale dare un premio a chi più si è dato da fare negli ultimi 20 anni per rilanciare questo luogo magico e splendido, ecco, sicuramente siete voi, siete l'Ofa di Club Valdisiero. Conseguentemente del comune, che appunto Piero interpreta come sindaco, per chi, visto che il club Rotary fa riferimento alla Valdisiera, in questo può sentirsi orgoglioso. Infatti vedo il sindaco di Rufina di Tomai davanti a me, che è proprio espressione della Valdisiera, si sente particolarmente orgoglioso. Esatto.
In tutto questo consentitemi poi, mi chiedo perché c'è da dire chi vince e perderà, il tutto consentito dal Presidente della Regione la prima volta, perché poi nelle altre occasioni era il Presidente del Consiglio regionale, con un'accentuazione particolare nel suo significato culturale. Guardate che da Vallombrosa noi oggi abbiamo l'abbazia, è nato sotto la spinta di San Giovanni Gualberto, che ricordiamo e ricorderemo tutti gli anni il 12 di luglio, lo spirito di un grande rinnovamento che ha fatto la Toscana. Pensate, quando è che la Toscana trova la sua prima espressione di identità moderna? Con la figura di Ugo di Toscana, perché se Ugo di Toscana, nell'epoca in cui tutti facevano la guerra, era in realtà per 30 anni che governò secondo i dettami dell'imperatore, prima Ottone I, poi Ottone II, poi Ottone III, per gli imperatori sassoni, governò la Toscana dal 970 a quando lui morì nel 1001, il 21 di dicembre, il giorno di San Tommaso, per il quale è ricordato nella Divina Commedia da Dante, il quale ci parla del gran valore, appunto, Ugo di Toscana, dalla bella insegna. La bella insegna sono i colori bianchi e rossi che si vedono nella Badia Fiorentina, la madre Guida e lui la vogliono realizzare ancora oggi proprio al centro, sopra l'altare. I colori bianchi e rossi che sono il nostro gonfalone, il valore della Toscana moderna, siamo i colori bianchi e rossi, così come lo hanno le grandi città della Toscana. Bianco e rosso è il colore di Firenze, il rosso è il campo bianco, di Pisa, di Lucca, di Pistoia, di Grosseto, 5 capoluoghi su 10 hanno il bianco e il rosso, circa 50 comuni su 273 hanno il bianco e il rosso. Quindi nella stagione in cui si costituisce per i simboli di identità, 1001, vive Giovanni Gualberto, morirà nel 1073, appunto il 12 di luglio. E San Giovanni Gualberto è quel nobile che ancora prima di San Francesco, ma se volete con una dimensione che poi troverà in Francesco l'espressione da tutti conosciuta e amata, viene via dalla sua Firenze, viene via da quello che vede essere un sistema di corruttele, una caduta dei costumi, che lo portano a cercare quel rapporto con Dio attraverso quello che è l'ermitaggio in queste straordinarie modeste. E Vallombrosa diventa il luogo da cui si cerca nel rinnovamento della fede il rinnovamento della società, una purificazione di costumi. E Vallombrosa diventa quello che poi Giorgio La Pira avrebbe detto di San Piano al Monte, la città sul monte, il luogo in cui si invita il vescovo Pensa Barba e il vescovo di Firenze a cambiare sistema, a superare le pratiche simoniache e addirittura a creare una prova che dica come tutto si deve concretizzare nel senso del buon andamento della società dell'epoca. Appunto in quegli anni appena oltre l'anno 1000 la prova del fuoco avviene davanti a quello che oggi è la straordinaria cattedrale di Badia VII e in quel luogo San Giovanni Gualberto, ormai anziano, sceglie anche l'uomo che castinerà sui carboni ardenti, quel Pietro Ligneo che effettivamente, siamo nel 1068, camminerà per 100 metri di carboni ardenti e non ci sarà il segno sotto i propri piedi. E quel gesto ci racconta tra la leggenda e la storia, quello che ad esempio il Davison nella sua storia di Firenze ci offre, cambierà il corso con Firenze della Toscana, perché Pensa Barba si ritira e l'ordine dei Vallombrosani diventa il punto di riferimento anche nei suoi dettami, nei suoi principi, nei suoi valori. Un ordine che a quel punto governa ancora oggi quella che è il luogo straordinario della patrona della Toscana a Montenero, la Madonna di Montenero per anni e anni è servita da quest'ordine, luoghi meravigliosi come la Badia Settimiana. Quindi in questa abbazia c'è un centro di spiritualità che diventa cultura, perché quello che qui è avvenuto, i libri che possiamo vedere, custoditi da un ordine che giustamente è diventato internazionale nella condizione delle vocazioni, fa quello che può fare, ma quantomeno nella Toscana questo è un fare di civiltà, di memoria e di prospettiva.
Ecco, io ritengo che proprio Brosa ogni toscano la deve amare, deve cercarla, scoprirla, sentirla, non solo per la bella piacevole serata che tanti vivono come luogo di villeggiatura, ma come centro di espressione di valori e di cultura. E sicuramente se noi perdiamo questo, perdiamo un pezzo importante della nostra identità. E proprio questo di Vallombrosa, non solo la bellezza dei luoghi che ti fa passare un pomeriggio piacevole, ma il sentimento profondo verso ciò che Vallombrosa rappresenta nell'identità della Toscana da mille anni a questa parte, proprio il premio letterario ce lo trasmette, ce lo porta, e io vi ringrazio di cuore di quello che voi fate. Visto che abbiamo un po' di tempo, visto che siamo stati abbastanza bravi e abbastanza concisi, vorrei raccontarti un fatto. Stamattina siamo stati tutti assieme nell'aula consigliare per il confronto tra gli scrittori e gli studenti. La scuola è finita, c'erano più di 70 ragazzi, una cosa incredibile, dopo tutto, bravi, preparati. Devo ringraziare le professoresse che sono qui e mi piacerebbe chiamare i tre ragazzi finalisti, vedete? E presentarli. Abbiamo dovuto in qualche modo a mezzogiorno e mezzo interrompere, ma loro e i loro colleghi continuavano a fare domande. Questa è la speranza di un futuro, sono il nostro futuro, il nostro investimento per il futuro. Vi ringrazio come ringrazio per il professoressa, quindi mi piace la piacere presentare che qualcuno possa fare il nostro investimento per il futuro. Okay. Allora siamo andati di punto, quindi chiamo i tre scrittori finalisti. Così. Ciao, Vanessa. Allora. Marco Balzano con questo qui presentato a Libreria Gioberti, d'altronde diciamo quando abbiamo fatto la conferenza stampa da te, questo l'ho già visto. Paolo Cianti, ambasciatore delle foreste, tra l'altro ho avuto il piacere di leggere una bellissima lettera del consolo americano in Cinico, che ha dedicato, non poteva venire, però mi ha scritto, e Vanessa Marenco per la tratta delle isole. Direi di non te lo vuole mai. L'emozione della sua discussione che hanno fatto parte di me, nessuno che ho mantenuto, perché credo che qui a parte la giuria di qualità nessuno sappia chi è il vincitore. Sono state tre opere, tutte e tre equivalenti come valore, però come diceva prima, è stata una battaglia, la giuria di qualità fatto, perché io ho assistito all'ultima riunione, una valutazione molto molto approfondita, molto molto complessa e molto molto difficile. Però uno solo può vincere, il vincitore del premio Vallombrosa 2022 è Marco Balzano.
ricordare guerra, innovazione, cura e soprattutto la storia della comunità che questi eventi risultano di stringente attualità e in quanto tali pongono con forza la dimensione sull'urgenza di un nuovo umanismo. Balzano ha dato voce a chi non può più parlare e ci fa riflettere sulla totalità del potere e di come sovente, in nome di una parte del progresso, si esercitano abusi e violenze. Altro tema di comunicazione da parte di molti. Dal punto di vista della narrazione, come potete vedere, racconto pagina dopo pagina, si assiste a una, per molti versi inusuali, crescita della complessità e definizione dei personaggi. La scrittura, guidata e di grande semplicità, la parte documentale e la forma epistolare scelta, sono da considerare il valore aggiunto per l'alta qualità. Thank you.
po' meglio, un po' meno difficoltà che ho lavoro. Il fatto che questo premio vada dovuto è dello scrittore una figura ponte che può fare da richiamo a una realtà che si rimbocca le mani sul proprio territorio. Come diceva Don Milani, è inutile, che questo ce l'ha fatto la nostra mattina, è inutile, io sottoscrivo per questo momento che citavo, fare delle licenze dall'altra parte del mondo e disinteressarsi di quello che succede sopra di noi. Mi fa piacere dire da insegnante, qualcuno anche da scrittore, che nelle scuole ci entra, che il premio che ricevo va per un'associazione che silenziosamente non c'è tanti, una fortissima associazione in Italia. Una piccola associazione che si occupa di portatori di handicap e fa in modo di trasportare a scuola ogni mattina e far sì che il cibo arrivi caldo anche sul loro banco, e far sì che dopo la scuola se i genitori non hanno gli stessi strumenti che hanno i genitori costruiti possano soffrire particolarmente. Probabilmente cose giuste, interessanti, visibili, difficili di dire, comunque faccio la domanda ascoltata. Cioè, il ruolo oggi è possibile un artista, un scrittore, ovviamente anche un artista senza un coinvolgimento sociale, cioè senza partecipare a quello che accade intorno, hai già risposto in qualche modo, comunque ribadiamo questo concetto. Sì, lo ribadiamo volentieri perché lo scrittore è per forza di cose che si occupi di autobiografia, storie sperimentali o di tematiche civili e politiche, come è il mio caso, non solo di questo libro, credo che sia una figura che deve essere necessariamente legata al presente e stare nel proprio presente. Non si può essere scrittori e non si può essere artisti in genere senza avere il polso della realtà e di quello che ci circonda. Questo concretamente vuol dire che uno scrittore, a differenza di un giornalista che fa cronaca, può parlare anche di una storia di 2500 anni fa, che ci faccia capire la mente di collegamento, nel suo più problematico collegamento con il nostro presente. Le storie servono a illuminare le complessità nuove del nostro presente. Quindi lo scrittore può fare esattamente quello che vuole, ma non può non stare nel tempo. La responsabilità. Questa è una responsabilità che ci si prende, non ci si può non prendere, ci si prende volentieri. Questo libro parla di paesaggio, parla di altre cose, perché mi sembra che sia un tema, come avete detto in precedenza, che sta a cuore anche a voi. Pasolini diceva che la questione vera del paesaggio è che una volta che l'hai illuminato non è più il portale di stato originale, evidentemente. E lui questa affermazione a tutto ciò che di più selvaggio caratterizzava il mondo economico di quegli anni, ma è una verità che rimane vera anche nel suo tempo. Secondo me bisogna fare esattamente così, partire da ciò che il tuo tempo ti suggerisce e far sì che le tue parole lo portino anche un po' più in là del mondo. Guarda, una domanda, al centro del tuo libro c'è la brutalità del potere rispetto ad un presunto progresso. Come il presunto progresso vuole spacciato per poter commettere abusi, violenze, sanzioni, punti. Bisogna intendersi sulla parola progresso, su una serie di parole. Cioè, questa è una storia in cui una multinazionale, si chiama Montecatini, con la lotta che fa del fenomeno, a un certo punto decide di distruggere e decide che per fare una diga, per alcuni anni sarà la più grande diga d'Europa, che porterà energia in tutto quel territorio, bisogna distruggere una comunità e delle affettività. Questa diga si rivelerà sostanzialmente un fallimento, una questione di poca durata, e la distruzione si rivelerà una ferita che non si può immaginare. Ora, secondo me la questione è: quello che io chiamo progresso è lo stesso progresso anche per te? Perché se è progresso solo per me, per te è un problema, evidentemente.
quando si consuma, quando il potere, questa storia non l'ha descritta, se non si spingesse in piena democrazia che deve pace, la guerra del dittatore che non prima, è una questione di progresso sfalsato, che viene giudicato tale, proposto come tale, dai cosiddetti poteri forti, e viene subito dalla popolazione. Allora, i libri non servono a dare delle risposte, ma a farci tante domande. Ci interessa e può interessarci in pace, in democrazia, in progresso, per essere tale che testa a testa delle persone? La responsabilità del lettore è quella di farsi quei propri strumenti, la propria intelligenza, la propria sensibilità, un'idea del caso. A me serve contare il pensiero. Resto qui, ma c'è qualcosa ancora per te? Finalmente non rimasto a mangiare. Sì, come è di consuetudine, il Comune di Reggello offre al vincitore del premio Valorosa, diciamo, uno dei prodotti più significativi del nostro territorio. Noi ci teniamo verso anche la produzione dell'olio, la coltivazione del vino, quindi a Reggello definiamo l'olio come l'olio verde. Quindi per noi, ecco, dire questo gesto simbolico di dono è come dire creare un legame tra il nostro territorio e il nostro comune, invitandoli veramente a tornare a Reggello, a visitare il nostro territorio. Vorrei dire una cosa, mi ha colpito molto, grazie per le parole che hai detto, perché stamattina ho percepito, è stato un incontro importante, bello, e una cosa finale che più che dare è importante far nascere delle domande più che delle risposte, perché quando ci sono domande che nascono dal senso di ricerca, secondo me si cede la domanda. E quindi stamattina l'incontro fatto con le scuole, con i ragazzi, è stato un incontro che ha generato tutto, perché attraverso il vostro lavoro prezioso generiamo i nostri studenti, i nostri ragazzi, quelle domande che creano e che, come dire, danno un senso di ricerca. Io ringrazio anche le parole del Presidente Gianni, non ci siamo messi d'accordo, io sono intervenuto prima che arrivassi te, però le tue parole ci hanno fatto veramente molto bene, perché io ho voluto far passare un messaggio importante. Valorosa non ha solo radici profonde, storiche, culturali, spirituali, ma lo cosa vuole essere oggi e anche domani la montagna di Firenze. E sapere che la regione toscana, l'area metropolitana di Firenze, ci è vicini anche attraverso l'operato da Rotary, ci aiuta veramente in questo percorso. Quindi grazie, grazie per la tua presenza, che è sempre la presenza non solo istituzionale, ma anche di amico, amico qui a Reggello. Chiamo Paolo per favore e Vanessa. Perché è giusto e doveroso che anche voi, che ripeto, è stato la giuria di qualità del mondo faticare, ma moltissimo, no? Per fare una scelta che doveva essere. A un certo punto abbiamo pensato anche degli esseri, però non poteva, lo statuto non ce lo consente di fare. Quindi due parole anche con te, con loro, con Vanessa. Buonasera, io a differenza dei due colleghi qua trovo che trovo che sia già incredibile essere dove sono adesso. Perché per me scrivere non è un lavoro, io faccio altro nella vita, viaggio principalmente, cerco viaggiando di capire quali sono le cause che fanno cambiare il mondo, e quando mi hanno contattato per lui di essere una di questi finalisti non ci potevo credere, quindi mi sento solo di dire grazie a tutti, grazie a Rotary, grazie ai vari comuni, e lascio la parola a chi è più bravo di me.
me l'aspettavo neanche di essere finalista e sono contento che 140 anni dopo la morte del nostro ambasciatore del Sud-Est, una volta è stato esposto qui in qualche maniera, l'ambasciatore sia tornato, che sia tornato in qualche maniera a casa, che con un buon circolo si vada. L'ambasciatore del Sud-Est ci ha insegnato tante cose, ha aperto una nuova visione del rapporto tra uomo e natura, ma anche come uomo ha insegnato alcune cose, la forza della curiosità, la necessità di porsi domande in continuazione anche se a volte ci manca la risposta, la forza delle parole che possono costruire qualcosa e arrivare ad obiettivi anche molto concreti. Era un uomo molto piccolo, vero, spero se lo chiamo, un pigro indaffarato che poi nella pizza degli obiettivi che a volte sono anche un po' confusi, delle passioni che passano per via laterale, a volte si può arrivare davvero al punto comunque e realizzare degli altri. Lui l'ha fatto prima ancora che la parola ecologica fosse inventata e poi la parola è diventata qualcosa che ci appartiene oggi. Grazie. Grazie.
sia arrivati in fondo, direi quasi in orario, siamo stati sufficientemente attenti. Quindi io vorrei concludere un ulteriore ringraziamento. Io da solo non avrei potuto fare tutto quello che è stato fatto. Devo ringraziare tutta la squadra che ha collaborato con me, a cominciare da Adriano, che ha fatto, diciamo, di più, da tutti quanti hanno dato il loro carissimo contributo. Questo non per gloria personale, ma perché dobbiamo in qualche maniera lavorare per quello che è, non dire essere notariali, fare servizio, donarsi e quindi essere sostanzialmente in un contesto attivo, anzi proattivo, creativo. E speriamo che questo premio possa continuare a crescere non per avere più gloria, ma per dare più risultati. Quindi grazie a tutti coloro che hanno lavorato con me e arrivederci all'anno prossimo. Vediamo all'operazione Croce di Savoia, qui sotto a Sartino. Okay?